Annunciato in conferenza stampa l'emendamento al bilancio approvato ieri in Consiglio Comunale che ha destinato 400.000 euro ai lavori per la sede municipale di Ponticelli, chiusa dallo scorso maggio. I consiglieri comunali Massimo Cilenti, Rosaria Borrelli, Catello Maresca e Gennaro Demetrio Paipais hanno sottoscritto l'istanza. Dal 4 di maggio, quando la sede municipale, sede storica, perché è stato comune a sé Ponticelli, viene chiusa per problemi legati sia al personale, mancanza di personale, l'ultimo dipendente è andato in pensione proprio il 4 di maggio, e per problemi legati alla struttura. Ieri in Consiglio Comunale, insieme ai miei colleghi, consiglieri Cilenti, Maresca e Bapais, abbiamo portato un emendamento al bilancio, il quale è stato approvato. Che in effetti abbiamo portato 400.000 euro. Ponticelli sono 50.000 abitanti e non è che gli abitanti di Ponticelli debbano andare alla stessa municipalità di San Giovanni, che trovano difficoltà, specialmente le persone anziane. Come si fa chiusa una municipalità, un comune di 50.000 abitanti e andare alla stessa municipalità? Ponticelli, al di là di questo intervento ieri con il bilancio, è anche destinataria di un ecoquartiere che si programmerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. C'è un processo virtuoso anche per il trasporto su gomma che verrà rafforzato e sui servizi dove assistiamo ad un rafforzamento del quartiere pulito con l'assessore Santacata. Un rafforzamento anche dei servizi nelle scuole e ringrazio per questo il mattino che più di una volta accende un faro su tutte le problematiche di Ponticelli che rappresentano dei temi che poi portiamo in commissione e ci consentono di avere una visuale più completa. A fine maggio, con un flash mob e una petizione, i cittadini di Ponticelli avevano chiesto la riapertura della struttura in piazza Michele Deiorio in tempi rapidi. Prossimo passo sarà la gara per l'affidamento dei lavori. Naturalmente avremo bisogno di personale, avremo bisogno di tempi celerissimi. Noi abbiamo fatto la nostra parte, che è quella di ridare un servizio alla città. È una parte di città che già vive di difficoltà, difficoltà storiche, difficoltà nuove, ma dove la gente normalmente vede in quel palazzo, in quell'immobile aperto, le istituzioni. Chiudere l'ultimo avamposto ha significato un dolore lacerante e l'amministrazione, devo dire, anche col consenso del sindaco, la partecipazione, il sostegno del sindaco, ha voluto e ha fatto sì che questa cosa fosse possibile. Adesso dobbiamo soltanto essere vigili sulla riapertura. Alla conferenza hanno preso parte anche i consiglieri della sesta municipalità, Generoso Olivieri, Stefano Marzatico, Carmine Esposito e Rossana Palumbo, che hanno contribuito all'iniziativa. Normalissimo ufficio demo anagrafico con tutti i servizi amministrativi che vengono regolati ai cittadini. In una condizione di normalità dovrebbe essere aperto, quindi non c'è nulla di straordinario in una sede municipale. È straordinario che sia stata chiusa e rappresenta altresì un territorio abbastanza complicato come il nostro, anche un presidio di legalità e la presenza dello Stato. Laddove viene chiuso, non solo non si offrono più quei servizi essenziali necessari per una cittadinanza che supera le 50.000 unità, ma rappresenta anche una sconfitta dello Stato, motivo per cui noi riteniamo che questo emendamento, che è stato firmato da consiglieri, non dimentichiamo appartenenti a forze politiche differenti, e questo dimostra che la pregiudiziale di carattere ideologico è inutile quando si opera sui territori così complessi, è un passo importante verso la riapertura. Non sappiamo se potrebbe bastare o no, ma è una somma abbastanza rilevante per cominciare ad aprire una parte, comunque financo una parte della sede che possa garantire, ripeto, quei servizi che ad oggi mancano da diversi mesi. Ci sono state delle pressioni da parte dei cittadini non indifferenti e per fortuna dopo l'attivazione anche di una richiesta di petizione fatta con le firme dei cittadini, più di 2.000 che sono state presentate dai consiglieri comunali al sindaco e grazie a chi qui in comune si è fatto carico delle istanze da parte dei cittadini e della forza di alcuni consiglieri municipali che hanno supportato questi consiglieri comunali, si è arrivati finalmente a quello che è un primo passo verso la riapertura definitiva della sede municipale di Ponticelli. Chiaramente è solo l'inizio perché
Immagino che le risorse che servono per la riapertura totale possano essere maggiori sicuramente rispetto a quelle che sono state stanziate, però comunque, come diceva prima il collega, forze politiche differenti hanno portato un ottimo risultato a casa, perché poi il Consiglio all'unanimità ha approvato questo emendamento.